La BMW Coupé Cab della serie 3 sono arrivati a metà del loro ciclo vita. Tradizionalmente in BMW usiamo 7 anni di ciclo vita e a metà, quindi dopo circa 3 anni e mezzo, c'è un piccolo restyling che ne permette di aggiornarne da un punto di vista estetico e di introdurre anche notevoli contenuti invece a livello di tecnica di bordo, dai propulsori o dai piccoli dettagli dall'interno. In particolare, dal punto di vista estetico, la parte che viene interessata di più è la parte frontale, che con dei piccoli accorgimenti mirati assume veramente un aspetto nuovo. Il frontale cambia completamente sia dei gruppi ottici che del fascione paraurti. In particolare il paraurti avanza di circa 3 cm, in questo modo diventa più verso la strada, quindi aumenta il dinamismo anche visivo del veicolo e nel contempo favorisce anche la protezione ai pedoni, quindi rientra già in normative di questo tipo che saranno in vigore dal 2012. I gruppi ottici sono particolarmente interessanti in quanto cambiano sia di forma ma soprattutto di aspetto interno, vengono aggiunte delle palpebre superiori che ne caratterizzano poi anche quasi uno sguardo concentrato, quindi anche questo denota il dinamismo del veicolo. A livello di contenuti interni, molto interessanti i propulsori, in particolare un top di gamma, 6 cilindri in linea benzina, che prende le soluzioni tecniche del momento, quindi è un motore benzina iniezione diretta con un twin power turbo e un sistema Valtronic di regolazione alzata valvola che permette di avere 306 cavalli con livelli di consumo e di emissioni ridotti notevolmente rispetto alla versione precedente. Ma per il mercato italiano molto interessante è la versione diesel, in particolare il 320 diesel, che guadagna sia cavalli che coppia, raggiunge adesso un valore di 184 cavalli e quindi è un valore molto alto e molto interessante per il mercato italiano.